Piove, piave, beo che secco arso. Canaglio cane. Oh, una bossa. Vai, Mersi! Dai, cazzo, con la panda! Non sta a fare enduro, però. Tornati in questo nuovissimo video, sempre in sella la mia bellissima ondina. Ah no, mi sa che l'abbiamo lasciata a casa. Ave ondina, ciao, ci vediamo. E noi siamo qui in sella, lo scooter quello sempre nel nostro compare da dietro, perché stiamo andando in direzione Monte Civetta in provincia di Belluno. Quindi sono 140 km da casa nostra, un bel pezzettino di strada. E qui abbiamo deciso appunto di andare su con lo scooter, perché se vado su in moto, cioè arrivo lì, devo fare cambio pistone un'altra volta, prima ancora di finire il rodaggio, quindi non è tanto il caso. È un sabato pomeriggio, ci sono 22 gradi e adesso il piano primario è andare a mangiare, perché dovrebbero essere più o meno mezzogiorno. Ci mancano più o meno 90 km per arrivare appunto al Monte Civetta, che poi faremo un giro sul lago lì attorno e in teoria andiamo giù su con la funivia e ci andiamo a schiantare. Non penso che ci fanno salire dentro la funivia in moto, perché ci cacciano come non mai. Comunque niente, siamo in compagnia appunto di Volpe, che lo vedete anche dallo specchietto. Saluta. Sembrava un Teletubbies. Quindi ragazzi, ora vi saluto. Bella, devo fare i drifting. Ora troviamo qualcosa da mangiare, un parcheggio per mangiare i tramezzini, un bar, un autogrill, un qualcosa. Comunque vedete, la mia ambientazione sta già cambiando. Questo non deve girare, sì, fermo là. Riaccendo la telecamera un po' più avanti, perché qua mi sa che è solamente strada dritta. Quindi ci aggiorniamo più tardi. Six and a half hours later. Dopo aver mangiato un maxi toast abbastanza marcio con prosciutto e formaggio, che molto probabilmente andrò a vomitare dopo. Mamma mia, guardate il deltaplano. Basta che mi si schianta su Paeroce, sarà davvero vita. Ci stiamo dirigendo appunto verso Pecol in provincia di Belluno. Ci mancano più o meno una settantina di chilometri. E come vedete qui le ambientazioni si stanno già cambiando. Tracce dappertutto, neve che non c'è, ciclisti, rottura di immensa. Senti che roba, fa più caldo qua che a casa. Proprio bello, le ambientazioni stanno cambiando. Mancano ancora una settantina di chilometri di arrivare al punto di destinazione. Probabilmente non registrerò tutto, perché è una rottura di cazzo. Siamo ancora in alto mare, quindi niente, ci sentiamo tra una ventina di chilometri. Dopo una decina di chilometri siamo arrivati alla piccola comunità di Pass, in provincia di Belluno. Vedete qui, madonna, il fiume piave. Frena. Bello, guarda qua, alberi, rocce, fiume piave, beo che secco arso. Acqua. Ho fatto tutta la galleria. No, mi sei accesa a metà galleria. Ti ho detto ne piandi, oh buono. No, astri e merda. Ah, ma te metti sul video. Saluto. Sera. Dopo un'altra decina di chilometri siamo arrivati al paese di Lentiai. Guardate qua che bello. Bellissimo. Mancano 57 chilometri all'arrivo. Don't stop me now. Ah, questo è lo stop. Ah, bellissimo. Bel cartello stop, setto, bello. Canaglio cane. Volevo sinceramente trovare qualcosa da dirvi, però non ne ho. Sì, vabbè, potrei dirvi soltanto di guardare l'ultimo video che è uscito del canale. Quello della prova, penso sia la prova del TM, insomma. Ho la risposta alle domande, perché dipende da come ve l'ho fatto uscire. Mamma mia, che bello! Guardate qua, bella ghetto artificiale. Guarda qua, che è a Ruspa, Sora, caro. Che non vai a Brusche? Trento, Feltre, arriviamo. Devo ancora grattargli la pedana. Ci siete? Piccoli tortellini, eccoli che spuntano dallo specchietto. In teoria li vedete. In teoria dovremmo riuscire a arrivare al Monte Civetta e poi andare su con la funivia. Ovviamente noi non in moto, perché era un po' infattibile. Però insomma, se riusciamo ad andare su e fare anche due o tre ripete sopra al monte, non sarebbe neanche una cattiva idea, insomma. Intanto andiamo avanti, vi spengo e vi riaccendo un po' più avanti, appunto, perché non c'è nient'altro da farvi vedere. Ok, eccoli qua i carabinieri. Buongiorno carabinieri, oh! Quindi adesso vi spengo e ci sentiamo un po' più avanti, mentre noi percorriamo altri 20-25 km.
thousand years later. Dopo altri 20 km di mezze statali e strade provinciali, ci sono dei piccoli puntini in fondo che stanno sporgendo dal mio specchietto. Dove stracazzo sono andati a finire? Porca di quella puttana. Siamo quasi arrivati finalmente. Abbiamo percorso 110 km fino adesso e ne mancano più o meno una trentina. Ma guardate che bel prato verde con i cervi. Che cervi? Corvi? I corvi, no, i cervi. Che testa di cazzo. Oh, una boassa. Addirittura due pullman e un trattore con le boasse. Ma guardate che bel paesaggio, proprio proprio bello. Bello come il sole. Aspetta che non mi arriva una boassa addosso, Dio mono. Fermo qua. Beh, passa. Bravo. Beh, ci fermiamo un attimo qua, vediamo cosa c'è. Aspetta che si qua e tira dritto. Oh! Vado a vedere qua avanti cosa c'è. Beh. Canaglio cane. No, non è un enduro. Madonna, vede queste strade qua. Vicino casa sarebbe oro. Guardate che bello il fiumiciattolo. Cioè, fiumiciattolo. Traversi, cazzo. Andiamo. Aspetta che avevo dentro la Volkswagen Charan qua. Diciamo che aver scelto sto casco qua per andarci a fare un viaggio di 280 km non è che sia stata una delle grandi idee. Guarda qua, montagna, alberi, grazia, montagne, volpe. Beccol, arriviamo. Sì, Parco Hotel Villa Imperina. Freccia a testa di merda. Bene, allora benzina fatta. Dai, cazzo, con la panda. Rifornimento fatto. Ci mancano 16 km all'arrivo al paese, finalmente. L'intenzione era andare a piedi, però abbiamo scoperto che c'è la funivia, quindi fanculo le gambe, si va a pagare, si va su in funivia. Bellissimo comunque, proprio bello. Cittadini qua, caratteristici paesini qua di montagna, proprio belli e coccolosi. Vai su. Scemo, aspetta, non ci arriva. Ecco. Anch'io. Non ci siamo. Porca puttana. Ci sono più slimitate qua che bestemmie in un video veneto. Altro che freccia. Ciao, freccia. Cosa devo guardare qua? E piante morte. Mi hanno detto che un paio di voi iscritti, oppure un paio di persone che guardano i video, si lamentano perché urlo troppo. Diciamo che quando sono in moto, barra scooter, barra bicicletta, barra motorino, barra motociclo a motore, mi caso con qualsiasi strada. Quindi io, casandomi, urlo anche. 13 km finalmente. Oh, come la mettiamo adesso? Porca puttana. Porca puttana. Eccolo. Ciao, ci vediamo domani. Vai, forza, amico, la tortellina, su che ce la fai. Dai. La scoda? Sì, dai che la scodiamo. Porca puttana. Oh, boia, cana. Oh, aspetta, no. Porca t***a, hai visto? Divieto. Oh, divieto di scarico. Bella, sono fuori bene. Sì, non mi sento più le orecchie. Ah, non avevo più limitatore. Un quarto serbatoio tu. No. Perché ti lamenti sempre? Non so. Dopo facciamo, da quello che ricavo, facciamo 50-50. No, adesso se io metto custom fondo il motore a 140 km da casa, potrebbe essere un titolo abbastanza.
Che succede? No, non sta a registrare il bestemmio. A few inches later. Eh sì, ecco qua, stiamo salendo. Mancano 2,6 km. Roy, siamo a Roy, il paese degli eroi. Ci mancano 2 km e 300 metri. Pendenza del 12%, ma noi ce la faremo. Mamma mia, guardate le montagne. Oh, mamma mia, che briciolino. Bellissimo, guardate che roba. C'è proprio il filo di sassolini in mezzo alla strada, che proprio guarda. Oh, piano piano piano, che non andiamo per terra o andiamo giù qua, facciamo compagnia agli abitanti di quella casetta là. Buongiorno, 800 metri ragazzi all'arrivo, finalmente, cazzo, finalmente. Madonna, ma sto paese qua è proprio imboscato dentro al nulla. Poi è qua, guardate che roba, proprio bello. Eh sì, adesso infatti è altinata qua, un fiato. Guarda neve. La neve. La 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 la. Ecco dove cazzo stiamo. Pecol se. Canaglio, era un velociraptor in mezzo alla strada. 1104 metri, guardate che roba. Proprietà privata, ma vai in fiato mare. Spettacolo, eh! Non possiamo dire che non senti il clacson! Aia! Guarda che roba! Non sta a fare... Non sta a fare enduro, però. Canfia filippida, no? No, ma che ne so io, se tu che hai detto? Andiamo a Pecol, ma che so a Pecol?